Ciao ragazzi, allora nuovo video outfit of the night. Oggi è sabato sera, sì, vabbè, stasera è sabato sera. Andrò a cena fuori con degli amici e ho deciso di puntare su un look un po' elegante, ma senza esagerare. In particolare, il tutto è partito da queste scarpe. Che ovviamente cioè, o le amerete o le odierete, sono delle scarpe semplici décolleté col tacco abbastanza sottile a punta e hanno tutte queste borchiette, anzi borchie abbastanza grosse, infatti sono parecchio pesanti queste scarpe e appunto sono delle, e hanno anche la suola rossa, diciamo che riprendono un po' un marchio famoso di scarpe molto caro. E appunto le ho acquistate dal sito jessicaburman.com, vi lascio il link nel box informazioni e se le trovo che ci sono ancora vi lascio proprio il link di queste scarpe, perché me ne ero innamorata, ormai in questo periodo sono pazza per le borchie e quando ho visto queste scarpe ho detto no, le devo avere. Oltretutto faccio questo video outfit proprio per farvi vedere che ogni tanto i tacchi li metto, perché faccio sempre outfit in cui ho ballerine o biker boots e tante di voi mi avete detto ma ogni tanto i tacchi li metti, quindi questo anche per dimostrarvi che ogni tanto i tacchi li metto, insomma almeno il sabato sera. Quindi nulla, partiamo, aspettate che mi rinfilo anche la scarpa, dall'outfit. Allora, partiamo dal viso. Non ho fatto nulla di che, è un trucco molto semplice, proprio perché sono già piena di borchie, paillette, insomma orecchini vistosi, quindi ho semplicemente sfumato un po' di ombretto marrone sugli occhi e un pochino di matita nera, la solita base. Ho deciso di tenere i capelli su, quindi ho lasciato la frangia libera e ho usato il ciambellone per farmi una specie di chignon e poi ho questi orecchini neri abbastanza vistosi. Allora, passando alla parte superiore, appunto ho indossato questa t-shirt che mi è stata regalata da una di voi, da Teresa, e appunto vi avevo detto che avrei realizzato un outfit e quindi l'ho fatto, che è appunto una t-shirt molto classica, quasi da uomo, con Audrey Hepburn in bianco e nero. Appunto l'ho messa così, lasciando la parte davanti inserita nei pantaloni, che quindi va, cioè sembra un pochino più aderente, e i lati e dietro invece rimane morbida. Sopra ho messo questo cardigan, che in realtà era di mia sorella, ma mia sorella l'ha passato a me, che è in lana grigia, quindi abbastanza calda, e la parte qua davanti ha tutte queste paillette sul grigio, che quindi vanno, secondo me, molto d'accordo con la t-shirt e vanno a dare un tocco un pochino più fashion, più diciamo serale all'outfit. Sotto ho indossato questi jeans, che come sapete sono i miei preferiti, sono quelli della marca Up, e mi piacciono molto perché appunto rimangono stretti ma non esageratamente skinny. Ai piedi appunto ho messo un paio di calze nere molto molto coprenti e queste splendidissime scarpe. Spero che riuscirò a camminare, soprattutto spero che si parcheggerà la macchina non lontano dal ristorante, perché altrimenti povera me. Comunque insomma questi sono le scarpe. E non vi ho fatto vedere, ho dimenticato di là la borsa, comunque utilizzerò la mia solita pochette in pelle e sopra metterò un cappotto o il piumino nero, quindi nulla di particolare. Questo è l'outfit. E nulla, ora scappo perché devo uscire, quindi l'outfit spero che vi sia piaciuto. Un bacione, ciao!